Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel covo di Weevil. Io sono Stefano e in questo video guardiamo una delle cose più interessanti che si possono vedere in questo periodo. In Giappone c'è già stata la rotazione, stanno già giocando con le carte nuove che da noi usciranno il 22 marzo e non solo, ma hanno anche appena fatto un torneo con più di 2500 partecipanti a Fukuoka, è una Champions League, da loro i tornei comunque funzionano in maniera un po' diversa che da noi. E questo è il primo grosso torneo che hanno fatto con le carte nuove e dopo la rotazione. Vedere un po' quello che è successo a questo torneo ci può essere d'aiuto per capire un po' quello che succederà anche a noi, come ci sarà la rotazione. Una cosa importante da fare, cioè da dire, prima di passare a vedere questo video è questa. In Giappone giocano best of one, quindi ora noi stiamo per vedere una top 8, una top 4, una finale in un solo video, perché è una sola partita anche per top 8, top 4 e finali, quindi sappiate che se partite male una volta perdete, quindi non è cioè nel senso hanno dovuto fare un sacco di turni per arrivare qua. Le liste sono molto buone, i mazzi sono ottimi, quindi non sminuiamo questo sistema che a molti non piace, anche a me personalmente non piace il best of one. Però ecco, tenete presente che mentre la best of three, se magari parti male una volta, poi fai in tempo a vincere due partite e quindi a vincere il round, la best of one deve avere un mazzo molto consistente per cercare di massimizzare la probabilità che il tuo mazzo non bricchi. Quindi anche i mazzi giocati dai giapponesi sono un po' diversi dai nostri anche per questo motivo, perché noi possiamo permetterci magari un po' di consistenza in meno, perché se perdi una partita poi magari le altre due invece non bricchi e riesci a giocartela meglio. Qua invece è proprio fondamentale invece riuscire a fare le cose per bene fin da subito, perché perdere una partita significa perdere un round. Comunque, ci guardiamo top 8, top 4, finale e poi guardiamo anche qualche lista, quindi penso che verrà fuori un video abbastanza lunghetto. Io comunque le partite le metto a 1.5 per come al solito, non ho ancora visto queste partite, secondo me ci sarà molto da divertirsi. Cominciamo vedendo la top 8, abbiamo un giocatore sulla sinistra che gioca Snorlax Tal e quello sulla destra Arceus Vulpix. Piccolo fun fact, Arceus Vulpix era uno di quei mazzi su cui stavo ragionando sul fatto che secondo me sarebbero stati forti dopo la rotazione. Pensavo di aver avuto un'idea molto interessante e creativa, a quanto pare non sono stato l'unico ad averlo pensato. Premi che accendono i premi, ragazzi. La carta asso tattico, la prima che vediamo in questo... direi la prima carta asso tattico che vediamo in azione su questo canale, è già nei premi, però comunque uno dei primi premi. Giocatore di Snorlax non mi sembra che abbia premi particolarmente rilevanti nei premi. Vi faccio notare che ci sono due Snorlax in top 8 a questo torneo, in un torneo best of one, con 25 minuti per round, quindi mi aspetto di vedere partite molto rapide. Mi chiedo come sia possibile che un mazzo lento come Snorlax Tal riesca a vincere con tutta questa costanza con così poco tempo. Comunque adesso lo vedremo in pratica, direi. Partenza di Snorlax, partenza di Vulpix, bellissima questa inquadratura, mamma mia, che spettacolo. Quanto è bella questa inquadratura. Cioè, soffermiamoci su... mamma mia. Allora, vediamo cosa sta controllando. Ecco, i nomi non li so, cavoli, Non mi ricordo i nomi dei giocatori e non so leggere i caratteri giapponesi. Avevo imparato a leggere un po' di giapponese tempo fa, però me lo ricordo veramente poco. E poi non so se lo sapete, ma il giapponese ha due alfabeti, oltre anche ai caratteri simili ai caratteri cinesi. Quindi è veramente molto complesso, anche solamente da leggere, anche se poi non capisci quello che c'è scritto. Quindi vediamo, ha assegnato a Vulpix e non ad Arceus, interessante. Ecco, non so bene come si giocherà questo matchup Arceus, penso che senz'altro eviterà di giocare Pokémon che non possono attaccare. Nella sua lista l'unico è Greninja, quindi in realtà niente male questa cosa. Non so se abbia modi per scartare le energie Snorlax, ma non penso. In realtà credo che il matchup sia discreto per... no, in realtà penso che sia molto positivo per Arceus Vulpix, perché Vulpix, oltre a prevenire i danni dai Pokémon che hanno abilità, bypassa gli effetti, quindi mette KO Mimikyu. Credo che sia un matchup molto positivo per Arceus Vulpix. Beh, chiaro, boss su Arceus, però secondo me è molto positivo per Arceus Vulpix, però vediamo. Intanto abbiamo Pepe, con cui si prende la Pesoball, con cui prende Rotom. Non so se ne gioca due o solamente uno, è chiaramente una carta fondamentale per quel mazzo. Secondo me ne gioca due, però comunque avendo visto che era nei premi ha detto ok, io anziché prendere la Minor Ball per quello che ho nel mazzo, prendo la Pesoball. Questo Snorlax va già a 200 punti salute, quindi Vulpix non potrà metterlo KO perché fa 160 danni. E tre carte, quindi ok, partenza tranquilla per il mazzo Snorlax che comunque parte molto molto tranquillo.
Arceus Viastro c'è pure Arbitro, ecco anche questa è una cosa che dà parecchio fastidio a Snorlax. Potere Viastro subito, il nostro giocatore di Arceus non perde tempo, chiaramente Snorlax non è un mazzo che richiede chissà quanto setup, però se riesce a mettere tanta pressione all'inizio, magari fare dei KO e fare anche Judge è fortissimo. Rotom tra l'altro non può più nemmeno bloccarlo col sentiero Biancacima adesso. Allo stato Greninja, ragazzi notate questa giocata bellissima con cui evita che Greninja possa essere rimesso in gioco dagli scarti, con l'attacco di Mantine, quindi wow. Vediamo adesso, un'altra energia acqua, ok, quindi ha preferito, ok, ha scelto di fare questa giocata, non voleva mettere capo con lo Snorlax, non voleva evolvere Vulpix, ha fatto una giocata tranquilla. Intanto mi sfugge cosa faccia Vulpix V, ma sono abbastanza... Ah, intanto ho visto una carta nuova nel frattempo. Questa carta fa scartare fino a due carte strumento dalla mano dell'avversario. Una carta fortissima. Ed è il motivo per cui Snorlax sta andando così bene adesso. Stop un secondo perché sta andando veramente un po' troppo veloce. Forse giocano molto veloci i giapponesi. Ha segnato il pettorale, forse si chiama, che dà 40 punti salute in più al Pokémon a cui è segnata. No, fa subire 40 danni in meno se il giocatore è sotto i premi, quindi se sta perdendo. E ha giocato anche il Tempio di Sinnoh. Tempio di Sinnoh, ottima idea, perché ci sono un sacco di Lugia forti in questo formato, non me l'aspettavo, però a quanto pare Tempio di Sinnoh addirittura in 4 copie in questa lista e per questo motivo qua. Ok, quindi il fatto che stia segnando energie prevalentemente base, forse anche per quello, abbiamo un attacco, semplicemente... Ecco, io questi Nidando lì non riesco veramente a capirli, li vedo veramente con difficoltà, quindi mi sembrano, dovrebbe essere poco più di un centinaio di danni, mi sembra che Vulpix faccia tot danni più tot in base a qualcosa, forse se energie speciali assegnate, non ricordo, comunque non è un danno particolarmente rilevante. Ecco che arriva Mimikyu. Mimikyu, vi ricordo, non può essere danneggiato dai Pokémon V. Energia doppia con cui non può ritirare perché c'è il Tempio di Sinnoh in gioco e non può neanche attaccare, quindi semplicemente deve assegnare, ma va bene anche questo. Pokégear, vediamo cosa trova. Abbiamo un Pepe, va sempre bene, con cui prende, ah attenzione, carta Asso Tattico che dà 100 punti salute in più al Pokémon a cui è assegnata. Una carta veramente forte. E poi tre carte di Rotom. L'ha già segnata Mimikyu, tra l'altro. Quel Mimikyu ha 170 punti salute adesso, quindi non è semplice non mettere KO. Un bell'arbitro, questa carta dà parecchio fastidio ai giocatori di control. È arrivata un'altra energia, ma non basta comunque per attaccare, però comunque la può segnare. E ce n'è un'altra in mano ancora, quindi farà 60 danni in meno prossimo turno. Penny. Tutti i danni fatti finora sono stati rimossi, si manda uno Snorlax e si ricomincia. E pesca tre carte con Rotom. Guardate come sta giocando velocemente il giocatore di Snorlax. Ok che è velocizzato questo video, però sta giocando veramente velocemente. Cioè, sono passati davvero pochi minuti e hanno già fatto un sacco di turni. Sono al sesto turno, perché tra l'altro lo segnano sopra loro in Giappone. Altra energia. Ha fatto il KO, era abbastanza? Ok. E si assegna un'energia in più. Ah no, certo, non tolgo i danni, perché comunque col Tempio di Sinnoh si perde anche l'effetto dell'energia doppia. Quindi in questo caso ha fatto 180 danni. Quindi è anche un vantaggio in questo caso per il giocatore di Arceus. È arrivato Mimikyu. TML, con cui puoi recuperare le carte aiuto dagli scarti, rimischiare nel mazzo e anche i Pokémon. Comunque, un premio è stato pescato, quindi adesso il Great Catcher funziona... No, non il Great Catcher, il contrachiappa Pokémon. Great Catcher ce l'ho diversi anni fa. Quel Mimikyu ora non può essere attaccato da Arceus, quindi il giocatore di Arceus deve pensare se è il caso di ritirare. Ok, lo sta facendo. Mandare Vulpix, con cui però non fa il KO per 10 danni, giusto? Fa 160 se non ricordo male, esatto. Però non c'è fretta. Eccolo lì, il contrachiappa Pokémon, il counter catcher. Penny. E si ricomincia, è così che deve andare alla fine questa partita. Lui adesso deve continuare a fare così, mandare attivo oro a Mimikyu e lasciare che a un certo punto il giocatore di Arceus non riesca a fare più il KO. Altra energia. Ricerca accademica, Quindi un bel po' di carte scartate. C'è uno switch che va sempre bene, però comunque magari adesso lo conserverà o lo usa, vediamo.
Ma infatti ci sta a usarlo, ci sta. 160 anni ancora. Vediamo se ora riesce ad arrivare un'altra Penny, rifare la stessa cosa di prima oppure no. Il fatto è che bisogna vedere se riesce a farlo continuamente, oppure se trova un aspiratore perduto, il giocatore di Snorlax, che allo stato, forse un po' sbagliando inizio partita quell'altra carta oggetto, se l'avesse conservato l'aspiratore perduto per adesso sarebbe stato meglio. Notare come Snorlax sta riuscendo a fare tutto quello che vuole, eh? Counter catcher, Penny, ritirata, fa tutto quello che vuole. E sta giocando velocissimamente, ragazzi, questo sembra un video in 3x. E pesca tre carte. Ragazzi, siamo al decimo turno, la maggior parte delle partite al decimo turno sono finite già da 5 turni. Vediamo, eh. In questo momento vedo in netto vantaggio il giocatore di Snorlax. Attenzione, questo mi è piaciuto, eh. Questo mi è piaciuto, eh. Un bel boss KO così, due premi facili su Rotom. Alla fine ci sta, devi pescare 6 premi in qualche modo e mettere KO Rotom dà parecchio fastidio a Snorlax, anche perché a un certo punto se fa arbitro e lui non potrà più poi usare Rotom per pescare altre carte, quindi non è male questa cosa. Non so quante carte ci siano nel mazzo di Arceus, questo non lo so. Eri, attenzione, niente da... Ah. Prime Catcher, la scatola dello Prime Catcher, mamma mia! Che brutta cosa! Che fa anche da switch, tra l'altro, Prime Catcher, oltre che da catcher. Quindi era una carta particolarmente forte in questo matchup. Comunque un KO è stato fatto con un altro boss. Ancora due premi da pescare. Pidgeot V. Carta con cui si impedisce di perdere i deck out. Quindi assolutamente non pensate che quella carta rimarrà in gioco fino alla fine di questo turno. Pepe. Ok, no, in realtà sto iniziando a pensare che vincerà Arceus. E mancano ancora 11 minuti. E hanno fatto 11 turni, pazzesco. Ragazzi, la bravura sta anche nell'essere capaci di giocare bene e velocemente. Che è una cosa che secondo me noi in Occidente siamo meno bravi a fare. Perché quando guardiamo gli stream le partite sono sempre lunghissime, la gente... Cioè, ci mette un sacco di tempo. E poi i giapponesi e i mondiali vanno sempre benissimo. Quindi non è che poi siano meno forti. Secondo me dovremmo abituarci anche a giocare un po' più in fretta. Per evitare di fare tutti questi pareggi e queste partite lunghissime. Opinione personale. Attenzione, vediamo. Vediamo se c'è un aspiratore perduto per lostare questo Mimikyu. Oppure no. Ok, no, semplicemente non mi ero accorto. Ah sì, perché è saltato un frame, mi ero perso un momento, quindi ha attaccato, ok. Ecco che torna Pidgeot. Un sacco di carte in mano, eh. Prima o poi un Jaja arriverà. Ecco che arriva Penny ancora. Deve essere veramente frustrante essere in questa situazione, però dopo tutto Snorlax è questo che fa. Cambiato anche poi la carta stadio. Vediamo adesso. Ha messo Pidgeot in posizione attiva? Cioè non è riuscito a... Ah no, mamma mia, ero convinto che avesse passato, non so perché. No, ha passato, oh mamma mia, mi sono perso un attimo. Ok. Sì, Pidgeot comunque ha 210 punti salute, quindi nemmeno Arceus lo metterebbe KO. Quindi per 10 danni non si riesce a fare il KO. Ci sta in effetti mandare in posizione attiva, perché anziché regalare un premio lo fai danneggiare, poi lo rimischi nel mazzo e così via. E c'è anche se giro forestale da utilizzare. Vediamo cosa si prende. Naturalmente si prende questa carta. Riuscirà ad andare avanti continuamente a fare questo loop il giocatore di Snorlax, a un certo punto il mazzo si incepperà. In questo caso non ha ritirato, eh. Ha scelto di non ritirare, interessante. Avrebbe potuto farlo, se avesse voluto. Tanto vengono rimischiate un po' di carte aiuto. Questi turni, un po' di tregua da questi attacchi continui permettono al giocatore di Snorlax di recuperare le carte aiuto che gli servono. Siamo al 15° turno intanto.
Io credo che un aspiratore perduto ci sia ancora. A me sembra che ne giocasse due quando ho visto la lista. C'è un boss, quindi... Cavoli, potrebbe fare boss KO se lo volesse, eh? Come mai non lo fa? Ah, infatti, adesso lo fa. Perché secondo me ci sta come giocato. Ti manca un premio, ora devi preoccuparti solo di pescare un premio. Ok, e penso che adesso Snorlax non possa mettere in gioco nessuna... Eccolo dove l'aspiratore perduto, non mi ero accorto. Ok. Ok. E attenzione, se adesso arriva Eri, la partita potrebbe prendere una piega. Arceus in posizione attiva. Però l'aspiratore perduto lo devi usare adesso, eh. Lo devi usare. Vediamo se trovo uno switch. Lost ai Pokémon, non credo ci sia uno switch. Ci dà perduta energia turbo doppia. Ci siamo, ha vinto. Mamma mia ragazzi. Mamma mia ragazzi, è finita in 20 minuti. Che partita. Che partita ragazzi, cosa ne pensate? Allora, il mazzo Snorlax tutto sommato è rimasto lo stesso. E Arceus Vulpix pure, quindi abbiamo visto comunque due mazzi che sono gli stessi. Io potrei fare un video su questi mazzi anche domani. Ci sono un po' di carte nuove, ci mancherebbe, però la sostanza è la stessa. Ditemi cosa ne pensate, anzi quasi quasi direi che ci guardiamo subito le liste di questi giocatori adesso. E poi passiamo a guardare top 4 e finale. Allora, questa qua è la lista di Snorlax. Come vedete, ah sì, c'è un Rotom, ok. La carta principale un po' nuova che si vede è CU EX, che viene giocato al posto di Crabominable V, per scartare le prime due carte della cima del mazzo dell'avversario. Questo Mantine al posto del corno echeggiante, con cui si mettono i Pokémon dagli scarti in panchina, Pokémon base naturalmente. E poi la carta secondo me che fa veramente fare il salto di qualità al mazzo è questa. Cioè tu anziché giocare le Fortune Sisters con cui scartare le carte alla cima del mazzo, vai a scartare gli switch che uno si tiene in mano. Questa carta è veramente fortissima. Abbiamo poi lo skateboard da assegnare per esempio a Rotom o a Pidgeot per ritirare ogni volta comodamente, quindi ci sta questa carta. E infine è la Hero Cape, che avete visto è un po' la carta che ha reso così lunga questa partita, che in realtà poteva finire molto prima, però a causa di questa carta qua che dava 100 punti di salute in più al Pokémon che ho assegnata, devo dire che Snorlax diventa ancora più forte. Quattro templi di Sinnoh mi sorprendono, però evidentemente appunto si ha molto timore di Lugia, evidentemente anche di Arceus, addirittura in quattro copie. Questo è Snorlax, questo invece è Arceus Vulpix. La lista qua mi viene da dire che sia abbastanza lineare, vediamo che 4-4 Arceus, addirittura 2 Turo, quindi deve essere un mazzo che punta molto a lasciare Vulpix in gioco da solo, comunque a stare molto attenti ai Pokémon che vengono giocati. C'è una Eri anche qui, mi sorprende un po', l'ho visto anche in altre liste, giocare Eri così a caso mi verrebbe da dire, magari per togliere un po' delle carte interessanti a un certo punto della partita, però mi sembra strano vedere una carta del genere in un mazzo come Arceus Vulpix, interessante comunque come idea. 2 Lost Vacuum, che sono serviti molto, il Prime Catcher naturalmente, e qui abbiamo sia l'energia Mist, che ti permette di prevenire gli effetti degli attacchi, e questa è molto forte contro una ruggente soprattutto, e poi anche la Medical Energy, che non mi ricordo cosa fa. Quando l'assegna a un Pokémon lo cura di 30 danni. Come mai lo gioca? E come mai ne gioca due? Probabilmente contro lo Zombox, contro Sebole mi verrebbe da dire, però... Cioè... Non lo so. Strano, non me l'aspettavo questa carta qua, perché comunque non è una carta nuova, è già uscita, eh. È interessante. Vabbè, torniamo adesso a vedere la top 4. Allora, qui la top 4 è già iniziata in realtà, quindi fatemi fare un po' di mente locale. Vedo Lugia sulla sinistra e Charizard sulla destra. Ok, non so perché sia già iniziata, ma sembra iniziata... È da due turni in realtà, eh. È già al terzo turno Lugia. Allora, Lugia ha già caricato Cincino. Cincino fa 70 danni per ogni energia speciale che ha assegnato. Quindi se con Archeops ne carichi 2 di energie, cioè 2 Archeops, quindi 4 energie, sono 280 danni con un Pokémon da un premio. Una carta che a me non sembrava un granché quando l'ho vista la prima volta, perché è comunque un fase 1 da settare apposta, e invece lo vediamo qui in top 4, a un torneo da 2500 persone. Un Lugia in posizione attiva che non si è ancora evoluto, ma si sta per evolvere finalmente. E intanto, cioè di là Charizard ha settato 2 Bibarel, un Charizard, quindi una partenza davvero ottima. Ragazzi, in questo momento sembra che Charizard, Bibarel sia la versione molto più giocata rispetto a quella con Pidgeot. Non so di preciso per quale motivo, mi viene da pensare che possa centrare il fatto della devoluzione,
che tipo c'è Bronzong che non ti fa evolvere i Pokémon, quindi se tu con Charizard usi il macchinario puoi evolvere direttamente Charmeleon, però no, non c'entra. Non lo so. Non lo so come mai si sta preferendo Bibarel rispetto a Pidgeot. Cioè, il mazzo funziona benissimo lo stesso e Charizard Bibarel era comunque, cioè, è forte anche adesso prima della rotazione, quindi ci mancherebbe. Però non vedo veramente motivi. Ci sono comunque Charizard Pidgeot che fanno bene, però con Bibarel viene giocato di più. Boh, non lo so. Intanto, mentre io vi facevo questa riflessione su una cosa che non ho capito di Charizard, ci si è caricato alla grande questo cincino. Quanta energia ha? Questo cincino sta per mettere KO Charizard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ragazzi, stiamo per vedere un cincino che mette KO un Charizard? Con questa facilità? Ma sul serio? Ma stiamo scherzando? Forse inizio a capire perché Cincino è così forte, perché lui è tornato forte. Perché Charizard sembra di gran lunga il mazzo più forte dopo la rotazione. Però a quanto pare questo Lugia Cincino riesce a tenergli testa alla grande. Cioè, ma stiamo scherzando? Pazzesco, wow! Adesso vediamo se riesce a settare un altro Charizard con cui mettere KO un Cincino. Arriva Bibarel. Quello potrebbe essere un Charmander o un Charmeleon. E a me, allora, Bibarel, io sono un grande fan di Bibarel, mi piace molto come motore di pescaggio, però nei mazzi fase 2 non è che mi convinca molto, eh. Ah, Squovet, si pesca una carta. E poi ne pesca altre 4 con Bibarel. No, no, prima ne peschi una con Squovet. E poi, ma scusa, ma guardala. Mario, dovevi giocarla subito? No. Boh, vabbè. Cioè, non ho capito, forse l'aveva vista, non mi sono accorto che l'aveva già vista, non lo so. Switch su Bidoof. Quindi ha missato e in questo momento sono 4 premi rimanenti per Lugia, 6 premi rimanenti per Charizard. E ci mancherebbe, adesso è costretto a pescare premi dispari il giocatore di Lugia, però sta attaccando con un cincino. Con 6 energie assegnate, che io quasi quasi forse lo ritirerei e manderei ad attaccare un cincino appunto con una sola energia assegnata a questo punto, così conservi quello che ne ha tante. Gioca pure Snorlax, quindi è un Lugia single prize, diciamo, questo è Lugia, lo uso solamente per settare gli Archeops. Molto interessante. Macele dello stadio con cui si scarta Lugia, non ci posso credere, ma è una figata questo mazzo. Che spettacolo! Cioè, non so come abbia risolto i problemi di settaggio di Lugia, che comunque li ha sempre avuti, però sono molto sorpreso da questo mazzo. Non me l'aspettavo. Cioè, due cincino carichi, lui quando vuole può attaccare con chi vuole, attaccanti da un premio che fanno tutti i danni che vogliono. Spettacolare. Energia terapeutica per Snorlax, così quando attacca non si addormenta neanche. KO questo Bidoof, chiaramente è il Pokémon meno utile in gioco all'avversario, che gioca quindi ben 3 Bidoof. Buddy Poffin, eccolo qua, puoi prendere fino a 2 Pokémon base che abbiano al massimo 70 punti salute. Finalmente vediamo in azione questa carta, che ne parliamo da settimane, e la prima volta che la vediamo non la usa, vabbè, fa niente. Peccato, speravo di vedere giocati 2 Pokémon, ma va bene così. Energia fuoco quel Charmander, Bibarel da 2. Ha dovuto scartare Squovet prima, quindi non è il massimo. Lost Sones per prendere un Pokémon base, stavolta sceglie di prendere Manaphy. Giusto per sfoltire un po' il mazzo. E Bibarel da 2 ancora, o da 1. Mi sa che questa partita, ok, si finirà tra 8 minuti, però mi sa che finirà anche prima che tra 8 minuti, perché se non setta un Charizard adesso... è un bel problema. Boss su Snorlax.
e mana fiattivo, mamma mia. Non lo so, ragazzi, a me non convince Bibarel con Charizard. Non so perché lo stiano giocando così tanto e perché stia avendo così successo. A me non convince proprio. Se qualcuno di voi magari ha più esperienza con questo mazzo qua, me lo dica perché sono molto curioso. Comunque ripeto, la versione con Pidgeot sta facendo bene in Giappone, in top 8 ce n'è uno. Quindi comunque non è che Pidgeot si è smesso di giocare, però si gioca di più Bibarel. KO su Charmander stavolta, tra l'altro, eh. Vediamo adesso. Sta manando addirittura attivo un Bibarel. Ma allora non può più vincere, anche perché non puoi fare la giocata tipo di Kissara o Petra per bloccare l'avversario, perché comunque ha in gioco Archeops e due Cincino. Quindi ci mette un attimo a caricare chi vuole. Archeops. Vi ricordo che il Prime Catcher non è solamente un catcher, ma devi anche fare da switch. Cioè devi anche ritirare. E ora vediamo se prova a fare il KO con Arceus e con Charizard lucente. Kissara da 6 e Kissara da 2, quindi interessante. Superamo per rimischiare un Charmander e un paio di energie. Lost Sonnet per prendere subito Charmander. E ha passato, mamma mia. Terzo turno di fila in cui non fa nulla. Tra l'altro Archeops si ritira, cioè nel senso sì, si assegna l'energia da solo, quindi può ritirare. Mi sa che... non so, riuscirà a pescare un premio il giocatore di Charizard? O questo Lugia proprio lo distruggerà completamente questo mazzo? Siamo 5-0 per il momento, eh. Davvero pazzesco. Sta valutando un po' che può comandare attivo, ma secondo me fa benissimo lasciare i Cincino dietro, perché entrambi i Cincino ora possono mettere KO due Charizard contemporaneamente. È una situazione di checkmate questa. Non penso che in questo momento Charizard possa recuperare, perché quei due Cincino lì entrambi possono fare KO i Pokémon che vogliono, e Charizard non può fare doppio KO. Non può nemmeno bloccare davanti i Pokémon in posizione attiva, perché tanto poi con Archeops si ritirano. Caramella rara, Charizard finalmente è arrivato. Troppo tardi però. Ah, però ha passato? Ah, sta sperando che abbia esaurito le energie. Vabbè, sì, nel senso, ci sta a sperare questa cosa. Molte energie sono già andate, però ne gioca, credo, 17. Credo 17. Queste sono le stesse energie di prima, non stiamo neanche a contarle. Sono più che sufficienti a mettere capo a quel Charizard. Wow. Wow, ragazzi. Wow. E direi che adesso ci guardiamo anche le liste di questi giocatori. Allora, questo è il Charizard che abbiamo visto poco fa. Allora, 4-2-3 Charizard, 3-2 Bibarel. Per il resto... ah, gioca 2 Cryptomaniacs, interessante. Questa carta qua, la Cryptomaniacs Deciphering. Ah no, l'ha cambiato la traduzione, si chiama Codebreaker Solution. Praticamente tu metti, cerchi due carte nel tuo mazzo, le metti in cima al mazzo e poi le peschi con Bibarel. Forse è per questo quindi che si gioca Bibarel adesso, perché giochi questa carta qua, ti prendi quello che ti serve. Non è comunque meglio Pidgeot? Boh, secondo me sì, non lo so, vabbè. 4 Buddy Puffin, naturalmente. E il resto mi sembra tutto molto lineare. Chiaramente c'è il Prime Catcher e il resto è la solita lista che conosciamo. Non sbirciate chi ha vinto. C'era forse un'altra lista di Charizard. Eccola qua. Che è quella con Pidgeot. Così per completezza guardiamo anche quella. Vedete, la lista con Pidgeot è più o meno quella a cui siamo abituati. Non vedo grosse differenze. Interessante che giochi la Hero Cape. Cioè, così tu vuoi mandare 430 punti salute Charizard? Beh, ha senso. Alla fine, cioè, abbiamo sempre giocato usando Ordini del Capo e non è mai stato un problema. A questo punto si continua a usare Ordini del Capo, si rinuncia al Prime Catcher e si gioca questa carta per rendere ancora più difficile mettere KO Charizard. O magari Charizard lucente. Per il resto la lista mi sembra molto la solita, diciamo. Guardiamo questo Lugia, che comunque adesso vedremo in finale, insieme, spoiler, ad Arceus Vulpix. Guardate com'è dritta questa lista. Su 3 righe, non finiscono neanche le 3 righe. Bella consistente, tante carte aiuto, vedo 3, 5, 7, 8 carte aiuto per pescare, che non sempre se ne vedono così tante in Lugia, ma è una cosa che apprezzo molto. Serena, che da un sacco di tempo che non si vede in un mazzo.
con Jacques ti cerchi due evoluzioni nel mazzo e mi sembra un'ottima idea, perché ti puoi prendere gli Archeops, puoi prendere Cincino e Lugia, ottima idea. Tanti modi per prendere i Pokémon. Qui abbiamo la Master Ball come carta sottattico, con questa illustrazione di non so quanti anni fa, ma davvero tanti. E tantissime carte energia. Sì, ragazzi, bellissima lista. Questa è una delle due liste arrivate in finale e ora la finale la stiamo per guardare. Eccoci qua, guardiamo la finale e vediamo quindi Lugia contro Arceus Vulpix. Tenete presente che Vulpix ha un potere di astro. No, mi sono confuso con un altro potere di astro. No, fa 70 danni per ogni Pokémon V in gioco. Pensavo per ogni energia speciale in gioco. Invece no, chi è che aveva questo potere di astro? C'era un Pokémon che aveva un potere di astro così, no? 70 danni per ogni energia speciale in gioco. Forse mi sto confondendo con Appletan e non c'era nessun potere di astro. Vabbè, fa niente, dai. Concentriamoci adesso su questa finale, che vi dico già sarà abbastanza breve. Non l'ho vista, ma ho visto che dura molto poco. E come andrà questo matchup? Allora, Vulpix. Allora, Cincino non blocca, non ha abilità, quindi comunque può attaccare tranquillamente Vulpix, mentre Lugia non può attaccare Vulpix. Secondo me vince Lugia, ma semplicemente perché riesce a fare il KO in un attacco, mentre Arceus Vulpix non può mettere KO a Lugia in un attacco e gli altri sono Pokémon da un premio. Quindi lo scambio premi dovrebbe essere a favore di Lugia. Per il resto non credo ci siano grosse situazioni particolari, cioè vantaggi o svantaggi. Poi è una questione di scambio premi, secondo me, che potrebbe dare il vantaggio a Lugia. Però adesso vediamo. Tanto qua stanno per iniziare, vabbè, skippiamo un po'. No, ma penso che inizieranno subito, dai. Vediamo, non sto sentendo quello che dicono, ma anche se lo sentissi comunque non lo capirei, quindi fa niente. Ok, si comincia, vediamo. Mencino contro Arceus. Qui ci vuole un'energia per Arceus, per cominciare bene la partita. Fare una finale in best of one comunque deve essere veramente brutto, eh. Cioè, se lui adesso dovesse missare l'energia, praticamente avrebbe perso la finale. Perché Mazzi e Arceus, quando missano l'energia, quasi sempre poi perdono. Non c'è neanche più la giocata, non so, sentiero Biancacima, chi sarà per rimontare. Ecco, i premi devo dire tranquillissimi per entrambi. L'energia c'è ed è anche turbo doppia, quindi molto bene. Arriva un secondo Arceus. Ecco, vediamo che ha preso un altro Arceus piuttosto che un Vulpix, quindi può darsi che voglia giocarsela di Arceus e non di Vulpix questa partita, eh. In effetti non vedo grossi vantaggi nel giocare di Vulpix, se non nell'evitare che Lugia ti attacchi, però fa niente. Ok, la partenza è ottima, non ti serve altro. Questa è l'inquadratura che mi piace un sacco. Mincino, vediamo qua. Allora qua, vediamo se trova un Pokémon base o un Pokémon evoluzione. Non ho visto cosa è uscito. Prenderà Lugia se ha trovato un Pokémon base, prenderà Arceus se ha trovato un'evoluzione. Guardate che sta controllando, così vediamo anche bene con quale criterio controllano i premi. Lui sta controllando subito l'energia. È un mazzo che ha tanti Pokémon in tante copie, quindi se anche hai uno o due Lugia nei premi non fa una grossa differenza. Idem per i Cincino. Sono le energie forse che sono la prima cosa da controllare. Però comunque sta controllando un po' tutto per farsi un'idea più precisa di quali sono le carte che ha nei premi. Prende un Arceus, quindi niente Lugia. Cos'è quello? Cos'è? Cos'è? Raga, abbiamo appena visto la lista. Che carta era quella? Era un illustration rare di che cosa? Di Mincino non penso che ci sia, o forse sì. Raga, vi giuro, non riesco a capire cosa sia. Ma no, ma era la sleeve. Vabbè, la carta girata, vabbè. Vabbè, bene, meglio così. Vuol dire che non era una carta che non avevo riconosciuto, pur avendo vista 10 minuti fa ed essendo uno dei mazzi più forti del formato. Ma vabbè, fa niente. Ok, Serena per scartare Kissara e Arceus. Quindi non è una bella partenza. Ha pescato un Ultra Ball. Ah, ok, però attacca con... È vero che Mincino l'attacco con cui si mette due Pokémon in panchina. Ecco perché questo mazzo è così forte. Perché anche se non parte benissimo, comunque a Mincino, che ha un attacco ottimo, è un battle di pass praticamente. Quindi magari parte un turno in ritardo, se non dovesse riuscire a fare chissà che.
Ma certo, perché se parti di Lugia hai già Lugia. Se parti di Mincino ti prendi Lugia. Sì, la difficoltà di scartare gli Archeops rimane, però quantomeno ti metti Pokémon in gioco con facilità. Bella questa cosa. Non mi ero reso conto che Mincino in effetti è una carta davvero forte e che aiuta molto questo mazzo, che appunto a volte come consistenza non ha qualche difficoltà. Vediamo adesso Arceus cosa fa, eh. Lo vedo, sta un po' esitando. Eh sì, ci sta, non ha una bellissima... No, beh, però Arceus Viastro, quindi comunque... Ah, potrebbe decidere di usare Eri. Gioca Eri. Scarta l'Ultra Ball. Ci sta, perché alla fine tu comunque con... Ah, forse magari Eri la gioca in monocopia anche per prenderla con Arceus a inizio partita. Non tanto per giocarla nel corso della partita o alla fine. Alla fine della partita. Proprio all'inizio. Che ci può stare come cosa, eh. Quindi ha preso sicuramente un'energia... E poi cos'altro potrebbe aver preso? Ma era una carta aiuto per dopo, visto che non ha una bellissima mano. Sì, ha preso ricerca accademica. Ecco che arriva anche Vulpix. Tra l'altro c'è un Comor molto forte. KO Mincino. Scegliendo un po' dove assegnare. Ci sta a assegnare in quel modo, sono d'accordo. E quindi il primo premio l'ha pescato Arceus. Direi che entrambi hanno avuto delle buone partenze comunque. Cioè adesso che l'ha scartato l'Ultra Ball, non tanto. Ah, aveva assegnato l'energia, che non mi ricordo come si chiama, ma ti fa pescare, energia regalo forse, ti fa pescare fino a avere 7 carte in mano, quindi bene che abbia in mano con l'energia, la gioca in 3 copie, è una carta importantissima in Lugia. Adesso bisogna assolutamente scartare gli Archeops, evolve, vabbè, evolve, in realtà comunque ti fa 180 danni Arceus, quindi... Se anche dovessi missare, comunque non è che ti metterebbe KO Lugia, però sarebbe importante non missare adesso. Vediamo cosa sceglie di fare, se vuole benciare quello Snorlax, secondo me non ci sono problemi a benciarlo. Ok, chi sarà? E ora vediamo. Ci sono un bel po' di carte da vedere, per riuscire a fare la giocata adesso, vediamo se sono arrivate. No, c'è Lugia, però manca un Archeops negli scarti, non so se è il caso di... Usare il potere Viastro. Urca lo usa con un solo Archeops. O sono due? Ma sono due. Quando è che l'ha scartato il secondo? Ne ho visto uno solo. Ragazzi, giocano velocissimi i giapponesi. Complimenti a loro che riescono a giocare così velocemente. Mi sono accorto... Cioè, ne ha scartato uno con Serena. Ma l'altro quando l'ha scartato? Boh, vabbè. E quindi niente, devo dire che anche il mazzo Lugia è partito alla grande. Entrambi i mazzi sono partiti bene come dovevano partire. Quindi adesso vediamo chi riuscirà a vincere questa partita. Altro Archeops, vediamo se inizia a caricare magari Mincino. La cosa bella è che tu puoi caricare Mincino. Il tuo avversario magari dice, no dai, io te lo metto KO perché quando sarà un cincino sarà pericoloso. Ma si pesca un solo premio e lasci davanti un Lugia che invece vale due premi. E fa un po' di danni. Chiaramente il KO in un attacco con Lugia non riesce a farlo, però ci sta. Anche Arceus non fa il KO in un attacco a sua volta. Sappiamo che Arceus ha in mano Comor, e secondo me è quello che farà in questo turno. Perché è un'occasione veramente ottima per usarlo. Oppure puoi fare boss su Mincino, visto che c'era il boss. Ritira boss su Mincino, sì, mi sembra un ottimo compromesso. Mi sembra un ottimo compromesso, così... Fai in tempo a usare Comor il prossimo turno, se non usa boss il tuo avversario naturalmente, e metti KO Mincino. Sì, devo dire un ottimo compromesso. Non ci sono più ci sono due Mincino negli scarti, quindi ne resta uno solo, e non mi sembra di aver visto un Super Amo nel mazzo di Lugia prima, quindi rimane un solo Cincino da usare. Io immaginavo che Lugia sarebbe stato in vantaggio, ma in realtà mi sembra che sia in vantaggio Arceus in questo momento. Ragazzi, Arceus secondo me è un mazzo che rimarrà molto forte dopo la rotazione, che diventerà, perché ultimamente sta facendo un po' meno bene. Però secondo me Arceus con l'attaccante giusto, che ne parlavo giusto con un mio amico l'altro giorno, e appunto l'attaccante giusto potrebbe essere Vulpix, non mi sorprende affatto vederlo così in alto in un torneo, eh. Vediamo. Vediamo come se la gioca adesso, eh.
Ah, sta pensando di prendere un altro Lugia. Quindi a questo punto potrebbe essere uno scontro tra Pokémon Viastro, più che tra Pokémon da un premio. Però c'è anche Snorlax che comunque va benissimo, eh. Alla fine Snorlax e Lugia più o meno fanno la stessa cosa, danneggiano senza fare il KO. E vabbè, Lugia va KO in due attacchi, Snorlax in uno, quindi la differenza grossa la fa questo. Sono un po' di energie. Serena per... Ragazzi, da quant'è che non si vedeva Serena utilizzata come boss? Mamma mia, questa carta non si vedeva giocata da un sacco di tempo e più delle volte la vedevo solamente per scartare le carte che hai in mano. Bello, mi è piaciuta questa giocata. Due premi pescati molto facilmente, prima che Vulpix potesse evolversi. Ora, se non usa Comor adesso, potrebbero arrivare altri due premi molto facili per Lugia. Non so bene che cosa abbia in mano Arceus adesso, quindi... È da capire un attimo come scegliere di giocarsela. Giocatori sono a pari premi, però ci sono tanti danni sul campo di Arceus, quindi in questo momento è in vantaggio Lugia. Vediamo, qui bisogna stare un po' attenti a quello che si mette in panchina perché finché riesci... Ah, non ha giocato Comor. Interessante. Ultra Ball, scartando qualche carta aiuto per prendere un altro Arceus. Greninja in realtà si potrebbe anche giocare, tra l'altro, tanto vale un premio, quindi non va a sfalsare un po' la matematica lo scambio premi per Arceus. E vediamo adesso come va. Mi sono stati fatti un po' di danni a questo Lugia. Archeops. Ragazzi, secondo me Lugia è uno dei mazzi più forti del formato. In questo momento non sta andando molto bene perché appunto ha un po' di problemi di consistenza. Però cioè, il fatto di settare Archeops con cui puoi caricare chi ti pare, cioè, è davvero fortissimo questo mazzo. È stato fortissimo da quando è uscito e lo è anche adesso che lo vediamo in finale a questo torneo. E potrebbe anche vincere questo torneo, tra l'altro. Quindi è... Sarebbe una bella sorpresa. Già vedere Lugia e Arceus, due mazzi tra i più forti degli ultimi anni, che da un po' di tempo non sta facendo risultato, e ora sono in finale, è una cosa che mi piace moltissimo, perché vuol dire che entrambi questi mazzi stanno tornando forti dopo la rotazione. E vedremo se poi anche da noi effettivamente sarà così, perché poi non è che per forza quello che vediamo in questo torneo sarà poi identico a quello che vedremo da noi. Però ecco, è già un buon punto di partenza per capire un po' cosa aspettarci per le prime settimane dopo la rotazione. Altro boss, 220 danni KO. Attenzione ragazzi, Lugia è a un boss dalla vittoria. Se non arriva un Comor adesso, ai ai ai, bisogna stare attenti. E mi sa che ha boss in mano. Potrebbe esserci un boss in mano. E lui non ha Comor, non l'ha trovato. Check accademica, niente, quindi. Ok, attenzione. Questa finale potrebbe finire con tre boss di fila. Anche perché, ripeto, forse c'è un boss in mano. Tra l'altro non è riuscito a usare Kissara in questo turno Arceus, che avrebbe potuto comunque permettere di ribaltare la partita. E questo è un po' quello che capita quando non hai un motore in campo, cioè lui ha solamente Greninja, che comunque non ha neanche mai usato, quindi non poteva neanche andare a pescarsi le carte che gli servivano. Tanti danni, attenzione, c'è il boss. C'è il boss, mamma mia ragazzi, che partita, che partita. Un boss dopo l'altro. Vittoria, mamma mia, complimenti, complimentissimi a tutti per queste bellissime partite. Non mi fa impazzire a me giocare Best of One alle finali, perché comunque poi... Ah, come contento, sono contento per lui. Cioè, nel senso, sono state tutte belle partite secondo me queste, però pensate se uno solo di questi giocatori avesse
fosse partito malissimo e perdeva per quello. Secondo me sarebbe un po' un peccato. Però dai, sono contento che invece sono riusciti tutti a giocare bene. Ho visto delle bellissime partite. Non stiamo a rivedere le liste adesso, le abbiamo viste poco fa. E niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo torneo, di questi mazzi. Qual è il mazzo che vi gasa di più di quelli che avete visto in questo video? Ci vediamo prestissimo con un nuovo video ragazzi, ciao!